Ciao ragazzi, ciao a tutti, sono Django Show e purtroppo è fatta ragazzi, è fatta per questo maxi affare Higuain Caldara Bonucci, quello che all'inizio sembrava solamente uno scambio tra Bonucci e Caldara, poi alla fine è arrivato anche a comprendere Gonzalo Higuain, come penso sappiate. E ragazzi, che ne penso? Diciamo che già nello scorso video ne avevo un po' parlato. Da Juventino sono un pochino perplesso. Diciamo perplesso, perché non mi va di dire che la società ha sbagliato, che sono deluso, così. Beh, comunque, insomma, in un mercato in cui arriva Cristiano Ronaldo e non solo lui, ragazzi, perché non è arrivato solo lui, mettersi a criticare mi sembra un pochino fuori luogo. Ecco, quindi da Juventino sono perplesso. Mi lascia un pochino perplesso. E tra poco vi dirò perché. E mentre se fossi un milanista adesso starei ballando la samba, perché almeno vista così l'operazione mi sembra che vada a migliorare decisamente il Milan. Ecco, non credo che, a meno che non compri altri giocatori il Milan, ma non credo che possa puntare ancora alla Champions, perché comunque ha preso un difensore giovane che insomma deve ancora tantissimo da dimostrare, insomma Caldara è comunque ancora una promessa. E certo, in attacco è migliorato notevolmente il Milan, perché ha preso un attaccante che insomma ti garantisce un certo numero di gol. Però ecco, bisogna anche dire che insomma Higuain non è che potrà giocarle tutte le partite, e inoltre deve anche essere supportato dalla squadra, insomma, quindi sarà comunque da vedere. Ecco, per tornare a quello che dicevo prima, da Juventino mi lascia perplesso principalmente due cose. Uno, il fatto che abbiamo dato via una promessa, un giocatore giovane, per un 31enne. E questa è una cosa che non ha tanto senso, anche perché il 31enne non è che sia Beckenbauer o Maldini o non so, insomma. E in più il fatto che Higuain, va bene che dovevamo venderlo perché era comunque anche chiuso da Cristiano Ronaldo, ma il fatto di darlo a una squadra che gioca nello stesso campionato comunque un po' di fastidio te lo dà. Comunque ce lo pagheranno sui 55 milioni, quindi quantomeno ce lo pagano il giusto. Ecco, diciamo che queste sono le cose che credo, non solo me, ma abbiano lasciato perplessi anche moltissimi tifosi juventini che appunto non erano molto favorevoli, diciamo, a questa trattativa. Oltre al fatto che insomma consideriamo un po' tutti Bonucci un traditore, diciamo. Però ecco, oltre a questo vorrei anche vedere il bicchiere mezzo pieno, diciamo, da juventino, ecco. Perché comunque sia è un'operazione che dal punto di vista economico per noi va bene. Per noi va bene perché appunto diamo via Higuain, ce lo pagano il giusto, perché se lo pagano 55 milioni, ragazzi, non credo che ci sia il rischio che non lo riscattino, perché a parte che Leonardo ha dato la sua parola, e poi pagano un prestito 20 milioni, insomma, quando paghi un prestito 20 milioni vuol dire che poi lo vuoi anche riscattare, perché sennò non vai a pagare 20 milioni per un prestito. Ci togliamo lo stipendio di Higuain, Bonucci ce lo riprendiamo e non lo paghiamo, e praticamente è come se avessimo fatto una plusvalenza su Caldara, perché ci togli quello che abbiamo speso per riaverlo, e ci aggiungi quello che loro hanno pagato Bonucci lo scorso anno. Insomma, comunque alla fine dal punto di vista economico ci guadagniamo, ragazzi. Dal punto di vista tecnico il Milan ha vantaggi maggiori, perché gli diamo un difensore che è una promessa, e quindi diciamo si va a sistemare la coppia dei centrali. Gli diamo un attaccante forte, quindi diciamo che si sistema attacco, tra virgolette, anche se uno solo non è che ti fa l'attacco. Però comunque sia, gli diamo una grande mano in attacco. Mentre noi appunto ci riprendiamo questo Bonucci,
che finché è stato alla Juve ha fatto molto bene. L'anno scorso non so, sinceramente, ho sentito che non ha giocato benissimo, quindi... Però ecco, non per voler offendere il Milan o qualcosa, ma insomma, giocare nel Milan e giocare nella Juventus, insomma, attualmente giocare nel Milan è difficile comunque, nel senso... Non lo so, forse, e lo spero, reinserito nel contesto Juve che conosce molto molto bene, Bonucci potrebbe tornare a fare bene, questo è quello che spero quantomeno, anche perché giocare bene è l'unico modo che ha per provare a riacquistare, diciamo, la fiducia dei tifosi, ecco. E insomma, la Juve probabilmente voleva ricostituire la difesa dell'anno in cui, insomma, di 2 anni fa, quando siamo arrivati in finale ancora, no? Quindi voleva che la difesa avesse delle sicurezze in più. Diciamo che sicuramente un centrale ci serviva, perché restare con Chiellini, Benassia e poi chi avevamo? Barzagli, Rugani e Caldara avevamo. Nel senso, in Champions Chiellini e Benassia mi va benissimo come coppia. Il problema è che se uno dei due non può giocare, chi ci metti? Barzagli a me non è che dà tutte ste sicurezze, nel senso che lo vedo un po' più incerto da qualche tempo, insomma. Rugani e Caldara, metterli in Champions, sì, però comunque non mi danno neanche loro tutte ste sicurezze, ecco. Avere Chiellini, Bonucci e Benassia, quantomeno se uno tra Chiellini, cioè te li puoi alternare, no? Puoi mettere Chiellini e Bonucci, se non c'è, che ne so, se non c'è Bonucci metti Benassia, o se metti Chiellini e Benassia, se non c'è uno dei due metti Bonucci, insomma, questo voglio dire, te li alterni maggiormente, no? Perché comunque Rugani è un giocatore che ha ancora tutto da dimostrare, secondo me, Caldara era da far crescere, quindi alla fine, secondo me, ovviamente il Milan ci guadagna di più, secondo me. Però comunque non è che ci perdiamo neanche così tanto, alla fine, se si vuole vedere il bicchiere mezzo pieno. Perché l'ho detto, insomma, noi avevamo bisogno di esperienza, avevamo bisogno di un giocatore che avesse esperienza in Champions, avevamo bisogno di sicurezze, e comunque Caldara ci sta che cresca nel Milan, perché comunque è lì, va a fare il titolare e quindi insomma avrà di sicuro più minutaggio di quello che avrà avuto con noi e potrà fare più esperienza sul campo. E quindi niente, ragazzi, questo è quello che penso. Questo è quello che penso, ragazzi. Ditemi anche voi che cosa ne pensate di questa maxi operazione, se secondo voi alla fine ci abbiamo perso noi della Juve o ci hanno guadagnato in particolare quelli del Milan, non so, più o meno è stata equilibrata la cosa. Ditemi voi cosa ne pensate, ragazzi, e ci becchiamo al prossimo video. Bella a tutti. Don't let me down.